Ancona arriva a Bari. Altra immagine, altro momento speciale di quest'anno che voglio ricordare con un SMS. Questo intanto è uno scatto che la ritrae con Dustin Hoffman e Bryan Adams. Non si preoccupi, allevi il nostro grande concittadino marchigiano, ascolano, grandissimo artista della musica. Non è che Bryan Adams farà un altro inno delle Marche, quello ce l'abbiamo già, è targato a Levi ed è tra l'altro stupendo. Bryan Adams è stato coinvolto dalla Regione Marche come fotografo, se non... No, l'ha coinvolto direttamente Dustin Hoffman. Voleva essere ritratto da Bryan Adams negli scatti che riguardano il legame tra la sua immagine e quella dei prodotti marchigiani, che poi è stata utilizzata sui media internazionali in questo anno. Con Dustin Hoffman rinnoveremo il contratto, sarà qui nelle Marche quest'anno, cioè il prossimo anno, nel 2012 a primavera. Quindi ci sarà un nuovo film che faremo con lui, un nuovo spot che sarà la campagna 2012-2013. E questa me la segno, chiaramente ci farete... Sempre per l'intervista del prossimo anno. Sempre per l'intervista del prossimo, già ho la scaletta anche per l'anno prossimo, vedete, fantastico. Segno insomma, se il contratto viene rinnovato, segno che davvero il mercato americano, ricordo l'intervista dell'anno scorso in cui si diceva che le cifre alla mano dimostravano che è stato davvero un investimento azzeccato, questo al di là delle polemiche di Mina che aveva scritto anche sulla stampa di Torino, insomma... Ma solo l'ammontare delle polemiche... il valore comunicazionale delle polemiche giustificavano l'investimento. Pubblicità gratis quella. E che pubblicità, e che pubblicità. Altro scatto perché